Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Francesca Carocci, giovane attrice romana di 28 anni, è morta lo scorso 2 marzo a causa di un infarto. La sua famiglia non accetta il decesso e ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Il 28 febbraio, 2 giorni prima della sua morte, Francesca si sentì male e fu portata al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital di Roma. Nonostante lamentasse febbre e dolori al petto, le fu dato solo un antidolorifico e fu mandata a casa. Il 2 marzo, la giovane ebbe un secondo malore ancora più grave e i genitori chiesero nuovamente l'intervento dell'ambulanza. Durante il trasporto, Francesca ebbe un arresto cardiaco e, arrivata in ospedale, ne ebbe un altro fatale. Secondo il medico legale Luigi Cipolloni, gli esami effettuati in ospedale mostravano una sofferenza cardiaca, confermata poi dall'autopsia. Questo porta a ipotizzare un caso di malasanità. Attualmente, il PM Eleonora Fini ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. La morte di Francesca Carocci solleva dubbi sulla qualità delle cure ricevute e sulla possibilità che il suo decesso sia stato evitabile. La famiglia e i fan chiedono giustizia e verità su quanto accaduto, mentre le autorità competenti cercano di fare luce su...